Una gran bella iniziativa qui a Bagnara Calabria del tennis tavolo Bagnara, non è la prima, ma si vuole sensibilizzare un po' tutti a questo tipo di sport. Sì, cerchiamo di far avvicinare un po' la cittadina, perché è anche un bellissimo sport, molto frequentato in Italia soprattutto, e noi lo stiamo vivendo e stiamo cercando di sensibilizzare un po' la cittadina a seguirci un po' in questa, che per noi è lo sport, poi ognuno poi dice la sua. Siamo arrivati alla quarta edizione, siamo contentissimi, oggi c'è stata una grandissima partecipazione da parte del paese, soprattutto ragazzi, ma ragazzi tantissimi, ragazzi che mi hanno chiesto se si possono avvicinare, se possono venire, noi siamo disponibili a fare squadra, cercare di portare avanti il suo sport, ripeto, a Bagnara, soprattutto per i ragazzini, perché è veramente uno sport bellissimo. Tennis tavolo Bagnara è nato da poco, ma i risultati stanno arrivando. Sì, siamo già saliti di categoria, siamo già saliti di due categorie. Cerchiamo di andare avanti, abbiamo un grandissimo giocatore che è Rosario De Marco, che adesso non c'è, è fuori per lavoro. Siamo io e Franco, ma Franco è straordinario per quello che fa, per tutto il corpo, l'anima che ci mette veramente per portare avanti il suo sport, che è bellissimo. Stasera da dove arrivano gli atleti? Allora, siamo in quattro squadre, che facciamo, oltre gli amatori di Bagnara, che abbiamo fatto un torneo che ha appena vinto Giuseppe De Marco, e si arrivano da Reggio, c'è il Galaxy, che, poi c'è l'amatore Regini e il Casper, però con nostra, anzi con mia grandissima soddisfazione, ho Miriam Carnovale qua vicino a me, l'ho vinta in una partita di campionato. È stata un'impresa. Sì, decisamente sì, ne vado orgoglioso di questo, ma era più piccolina, quindi diciamo che mi ha fatto vincere, dai. Stasera qui a Bagnara Calabra per partecipare a questo torneo, ospite d'onore. Sì, sono molto felice di essere qua oggi, anche perché è molto bello promuovere uno sport che è poco conosciuto, soprattutto nella mia regione, e sono molto felice di essere qui a promuoverlo. È iniziato per passione, è iniziato fin da subito? È iniziato come un gioco all'inizio, non era nulla di serio. Poi alla fine questo sport mi è piaciuto e col tempo sono diventata una professionista. Obiettivi? Obiettivi per il prossimo anno sicuramente vincere i campionati italiani e puntare a salire sul tetto d'Europa con la squadra italiana. Stasera qui a Bagnara Calabro per testimoniare i progressi del tennis tavolo Bagnara, ma anche dell'intero movimento. Eh sì, è un gran piacere, colgo l'occasione per ringraziare gli amici Sarino Siciliano e Franco Caratozzolo, che hanno voluto fortemente la nostra presenza. Noi siamo felicissimi di essere qua, perché è una società in crescita ed è giusto dare il nostro contributo, anche perché quando c'è la voglia di fare non si può fare altro che sostenere le manifestazioni che si vanno ad organizzare in giro in tutta la Calabria. Poi per il ruolo che rivesto di referente tecnico regionale è ancora di più un piacere per me vedere una società che tende a crescere e ha tanta voglia di crescere. A che punto è questo sport in Calabria? Questo sport in Calabria è in crescita, siamo partiti da zero circa 10 anni fa, abbiamo creato una buona base, adesso abbiamo due ragazzine in nazionale, speriamo che venga qualcun altro fuori, perché le voglie ci sono, la competenza non manca e quindi ci sono le carte giuste in regola per poter andare avanti e poter crescere ulteriormente. È una bellissima iniziativa che noi come comitato regionale abbiamo voluto sponsorizzare, abbiamo dato il patrocinio. Non è la prima volta che Franco Caratozzolo e anche Sarino Siciliano ci fanno queste belle sorprese, e soprattutto nel periodo estivo per noi è importante, perché questa è pura promozione. Tra l'altro ho saputo che comunque è stato un bel torneo anche amatoriale, ci sono stati tanti ragazzi, tante persone si sono avvicinate, e questa è la nostra missione, è quella che comunque di fare promozione al nostro amato sport che è il tennis di tavolo. E io veramente devo ringraziare veramente il Bagnara, ma soprattutto anche l'amministrazione, per quello, anche per la location, perché a noi ci dà molta visibilità. E poi stasera comunque abbiamo la gioia di avere comunque quattro squadre che militano sia a livello regionale che a livello nazionale, ma soprattutto avere Miriam Carnovale, che per noi è la nostra stella, una stella del sud, è una ragazzina che comunque ci sta dando grandi soddisfazioni, e sinceramente è una bella attività, una bella manifestazione. I risultati stanno arrivando? Sì, i risultati stanno arrivando e noi siamo veramente orgogliosi di quello che, del lavoro che stiamo facendo. Iniziamo ora, adesso siamo in pausa, ma inizieremo a settembre sempre con nuove iniziative, nuove,
nuovi tornei, nuove attività nazionali. E io faccio un grosso in bocca al lupo a tutte le società, ma soprattutto al Bagnara.